Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B, mi presento io, sono Alessia, ma potete chiamarmi Ale. In questa puntata facciamo le previsioni di Sanremo. Chi vince Sanremo? Chi lo vince? Scrivetelo qua sotto nei commenti. È arrivata di nuovo quella settimana dell'anno. Da qui partirà la nostra avventura musicale per il resto del 2024, forse la smettono su verso agosto di tormentarci con le canzoni di Sanremo. Quindi ragazzi, ma forse anche no, perché poi Amadeus ce le piazza su tutti i programmi dei pacchi. Mi sa che se guardate il programma dei pacchi l'agonia arriva fino all'anno prossimo. Prima di tutto vi ricordo di mettere un bel like su questo video. E finalmente inizia Sanremo. Io sono già preoccupata perché non ce la farò fino alle 2:30. Dovrei andare a dormire fino alle 20, finché inizia, e poi stare sveglia di notte. Bene. Ragazzi, il Sanremo a me non mi è mai piaciuto più di tanto, nel senso che io ho sempre ascoltato altra roba, soprattutto non sono veramente la più grande esperta di musica italiana, specialmente quando si va ad addentrarsi in alcune nicchie. Io trovo che la musica italiana raggiunga il suo massimo negli autori come Lucio Dalla. I miss you so much, come si può dire. Invece a Sanremo ci becchiamo le solite canzoni sanremesi che, se sono belle, sono bellissime. Invece quando non sono bellissime possono essere veramente una piaga, specialmente quando sono le super ballatone sanremesi. Io veramente ne sopporto pochine. Partiamo subito con le previsioni. Allora, disclaimer: ho ascoltato un podcast dove parlavano appunto delle canzoni di Sanremo perché loro le hanno sentite. Forse non dovevo farlo perché mi sono fatta viziare. Invece avrei forse voluto fare la mia classifica personale così sulla carta e fare delle ipotesi da veggente senza saperne nulla, però non ce l'ho fatta perché altrimenti avrei fatto un video del cavolo dove vi parlavo solo della mia immaginazione. Andrò in ordine alfabetico per non farmi viziare oltremodo. La prima per ordine alfabetico sembra essere Alessandra Amoroso, e già per me partiamo male perché ha una voce che non sopporto. I brani non mi piacciono, né quelli lenti, né quelli veloci, né quelli estivi, né quelli invernali, non mi piacciono. La trovo vocalmente sguaiata, non mi piace, mi dispiace, lo dico con tutto rispetto, ragazzi, gusti sono gusti, vocalmente io non riesco ad ascoltarla. E i brani mi piacciono forse ancora meno del suo timbro, che potrebbe avere un senso in altre dimensioni. La canzone di Alessandra Amoroso sembra essere la ballatona sanremese. Ragazzi, io so già che avrà probabilmente successo, perché comunque Alessandra Amoroso come cantante in Italia è molto seguita, alla gente piace, e se il pezzo è una ballatona sanremese si piazzerà sicuramente in alto. Podio. Passiamo ad Alfa, che è il cantante di Sei così bella, anzi bellissimissima. Scopiazzamento nudo e crudo. Alfa canta una canzone che si chiama Vai. Ho un problema: ogni canzone che inizia con va, io non posso fare a meno di cantare va, specialmente quando parliamo di Sanremo. Invece questa canzone sembra non c'entrare un bel niente con le ballate sanremesi di Albano, perché sembra più essere una canzone tipo stile pubblicità del cornetto estiva, un po' stile forse quell'altra Sei così bella. Sarà sicuramente un pezzettone che andrà molto in radio. Bene, penso che possiamo andare avanti. Ora passiamo ad Angelina Mango. Allora, parlando di Angelina, personaggio controverso. Quando dico che è brava mi dicono: ma fai sul serio? Quando dico che non è brava, nelle cose in cui non è brava, mi dicono: non puoi capire, Angelina è un'artista, figlia di questa, figlio di quel. In realtà la mia previsione per Angelina Mango è stata già un sacco di tempo fa, prima che sapessi che avrebbe partecipato a Sanremo. Avevo detto, nel caso in cui avesse partecipato a Sanremo, che secondo me avrebbe anche potuto vincere, se il pezzo era buono. Il pezzo di Angelina Mango si chiama La Noi, però al contrario del titolo sembra essere un pezzo comunque movimentato, è stato scritto da Madame, Madame ha un modo di scrivere che è riconoscibilissimo, quindi sicuramente sentiremo lo spettro di Madame nel pezzo di Angelina Mango. Vedremo, non so cosa aspettarmi. Io mi aspettavo e speravo forse un po' una ballatona da Angelina Mango, visto che esce da questi pezzettoni estivi che non mi fanno impazzire. Avrei voluto vedere tutta la sua voce, ascoltare tutta la sua voce. Chi lo sa se mi piacerà. Di solito Madame mi piace, l'apprezzo.
Quindi 1 più 1, 1 plus 1, come dice la cara Beyoncé, equals 2, forse possiamo arrivare belli alti in podio, magari al secondo. Passiamo ad un'altra lady, è Annalisa, una delle voci più belle in Italia, la definite voi. Annalisa o mi piace o non mi piace per niente, non mi è piaciuta per niente nei tormentoni. Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, questa cosa del un po' promiscuo a me, bleh. Cioè, mi sembra veramente ridondante, non so, non mi sembra un concetto nuovo, mi dava abbastanza fastidio. È una cosa un po' sforzata, proprio giusto per vendere i dischi. Invece mi era piaciuta, per esempio, in 10, pur essendo la ballatona sanremese, però è una ballatona che non era una ballatona scontata, secondo me. Non era così scontata. E questa volta canta Sinceramente. È la sesta volta, credo, che lei partecipa a Sanremo. Io mi ricordo solo quella di 10. Questo pezzo, Sinceramente, è un pezzo spinto e ballabile. Quindi è il contrario di quello che mi aspettavo con Annalisa. Forse ha voluto distaccarsi dall'ultima volta che aveva appunto portato una ballata. Vedremo se sarà il tormentone. Sicuramente sarà un pezzo che ci propineranno alla un sacco. Passiamo adesso a Big Mama. Big Mama non la conoscevo, l'ho vista la prima volta l'anno scorso a Sanremo, appunto con Elodie, che hanno cantato American Woman, e io non so, cioè io mi stavo rivoltando, non mi è piaciuta per nulla quell'esibizione, l'ho trovata veramente brutta, soprattutto Elodie, non credibile per niente. Big Mama è una rapper, lei punta molto sui temi bullismo, ha avuto una vita molto molto difficile, ha avuto anche una malattia molto importante, è una ragazza che sicuramente non si fa notare per la sua forma fisica stile Elodie e non ne fa assolutamente mistero, anzi è super cazzuta, combatte per spianare la voglia delle persone di giudicare in base all'aspetto, ok, e alla taglia. Il pezzo si chiama La rabbia non ti basta e sembra essere riferito a una sé bambina, no? Vediamo, potrebbe secondo me stupirci molto. Io spero che sia bella arrabbiata, cioè che il messaggio arrivi forte e chiaro, perché sono stufa che non sia ancora chiaro ai più che avete rotto le balle con questa storia dell'aspetto fisico, sinceramente ve lo dico. Poi capitano i Bunker 44, portano un pezzo che si chiama Governo Punk, ma mi dicono che nel testo sembra non esserci granché di politico. Staremo ad ascoltare, io non li conosco, sinceramente li sentirò la prima volta. Clara viene direttamente da Mare Fuori, c'è grande hype attorno a lei, molti hanno delle grosse aspettative nei suoi confronti, il brano si chiama Diamanti Grezzi. Ragazzi, ricordiamoci che molte volte possiamo essere stupiti veramente da nuove proposte, ragazzi, autori che hanno veramente molto da dire e che riescono a farlo con la naturalezza dei musicisti veri. Passiamo ad Argent Amico. Argent Amico l'ho scoperto a Sanremo con Dove si balla, cioè non lo so, penso che più dell'inno d'Italia l'abbiamo cantato. In realtà lui è un rapper, ha una storia di rap alle spalle, porta un brano che parla dei migranti e si chiama Onda Alta, però sembra che il testo così molto comunque impegnato con un tema così ostico e grave sia contrapposto a una sonorità e a un beat potenti. Sembra che il pezzo sia molto orecchiabile, sarà un altro di quelli che ci cuccano le radio continuamente. Vediamo, il contrapporsi delle due cose mi stuzzica, quindi potrebbe anche piacermi. Passiamo a Diodato. Allora, Diodato è un autore che mi ha fatto impazzire con Fai rumore, l'ho detto in altri video. So che è la ballata sanremese, ma ragazzi, se voi andaste a vedere gli accordi, già è scritta molto bene come testo, ok? Io vi assicuro, quando ho provato a suonarla le prime volte perché ho fatto il tutorial, ho detto, guarda un po' te, mi piace abbastanza, e poi mi è entrata dentro, non so, sono veramente affezionata a quella canzone. È anche molto difficile da cantare, perché ho sentito per esempio in questo podcast di cui vi parlavo hanno molto criticato Diodato, però io voglio portarvi anche un altro aspetto della medaglia, che è la voce. E vocalmente Fai rumore è una canzone molto difficile da cantare per un uomo. Vediamo che cosa porta questa volta. Dicono che sia
un classico pezzo alla Diodato, e al che, ragazzi, a me non dispiacerebbe se fosse un bel pezzo alla Diodato, anzi io ci spero abbastanza. Che poi non è che chiedo il ritorno delle voci stile Albano, stile Claudio Villa, no, cioè parliamoci chiaro, a me piace anche la modernità, mi piace il rap. Infatti mi piacciono le voci di André 3000, mi piace Busta Rhymes andando indietro nel tempo, mi piaceva Snoop Dogg, mi piace Kendrick Lamar, mi piacciono tutti questi rapper americani che hanno questi timbri molto molto particolari. Perciò non voglio fare la parte della bacchettona che vuole solo Eva, no. Anzi, quelle cose sono abbastanza distanti da me. Passiamo ad Emma. Ragazzi, Emma, sempre quando partecipa a Sanremo, è un personaggio su cui tutti puntano. Ha già vinto un Sanremo con una canzone che non mi piaceva tantissimo, a dire la verità. Non è un'artista che seguo, però secondo me è una che è molto molto forte artisticamente, ha presa sul pubblico, e ha una presenza scenica molto bella e molto molto forte. Si chiama il brano Apnea ed è un brano molto movimentato. È una canzone che parla di drammi d'amore in un brano molto movimentato. Vedremo. Emma secondo me è tra quelle che sono sempre le favorite quando partecipano a Sanremo. Poi ovviamente non si può vincere sempre, però è forte lei, ragazzi. Passiamo a Fiorella Mannoia. Allora, Fiorella Mannoia, che dire? È un pezzo della nostra storia musicale ed è di quegli autori di cui parlavo prima, quelli che fanno la storia con le parole, con le melodie, con le linee vocali. Quello che sappiamo fare bene noi in Italia è quello che fa Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, eccetera. Infatti da lei, che porta un brano che si chiama Mariposa, che parla dell'orgoglio femminile, e lo fa in stile Fiorella Mannoia. Non credo che, non lo so, bisognerà sentire il brano, perché se è bello bello c'è qualche speranza, però solitamente non sono questi i brani che vincono poi Sanremo. Spero che sia uno di quei brani che però non vincono Sanremo ma entrano nella storia. Vai Fiorella. Allora, di Fred De Palma dico solo che dicono che sia il più tamarro di tutti, sembra che porti, non lo so se ho capito bene, una cosa stile reggaeton super truzzo, super tamarro, quindi boh, forse ridiamo. Gazzelle, di Gazzelle dicono che sia una ballatina di 3 accordi e non vorrei aggiungere altro perché tanto non li conosco, ascolteremo. Geolier è questo rapper che porta un brano tutto in napoletano, che ora vi dirò il titolo e per favore ridete. I per me, tu per te. Non capirò un H, a parte una frase che per regolamento ci deve essere una frase in italiano, non ci capirò nulla, sembra che il pezzo sia abbastanza forte e ce lo ascolteremo sicuramente in radio. È difficile secondo me che vincano pezzi in dialetto, perché per quanto belli non sono compresi da tutti, cioè la lingua, proprio l'idioma non viene compreso da tutti e non può essere forte come un messaggio diretto detto in italiano, ok? Nella nostra lingua. Gali partecipa con un brano, Casa Mia si chiama il brano, ed è ovviamente un brano che, come già nel passato di Gali, parla della situazione degli stranieri o dei figli di stranieri nati in Italia, cresciuti qua, almeno da quello che ho capito, e quindi ci ricorda un po' il passato appunto di Gali, anche musicale. A me Gali devo dire che piace come scrive, mi piace come cantante, mi piace anche come personaggio, quindi spero che mi stupisca e che mi dia un bel pezzo. Il 3 non ho scritto nulla sugli appunti, ma nemmeno nel podcast hanno detto molto, è un rapper, so solo questo, giriamo pagina. Passiamo a Il Volo. Allora, come vi dicevo prima ragazzi, io sono forse più fan del rapper sconosciuto che non dei cantanti stile Il Volo. Anche se potrebbe sembrare che io parlando di voce sia avvezza, sia affezionata ai cantanti virtuosi o cosiddetti virtuosi o presunti virtuosi, questo non è il mio mondo, mi annoia troppissimo. Mi aspetto un pezzo che potrebbe vincere Sanremo, e però ragazzi, boh, ascolterò volentieri le loro capacità vocali, non credo che la canzone mi piacerà, non credo proprio sinceramente. Irama partecipa con un brano che sembra essere la fotocopia di Ovunque Sarai.
Non so che dire sui Rama, secondo me è un personaggio molto forte dal punto di vista del pubblico. Questa canzone rimaneva impressa proprio anche per il modo di cantarla. Sarai, io ti cercherò. La canzone di Rama si chiama Tu no. Irama è fortissimo con le ragazze, ragazzine, ragazze, e quindi ce lo ascolteremo alla radio. Non lo so, è forte però come personaggio, quindi chissà se la canzone è bella, potrebbe arrivare al. La SED, così si dice, sono un gruppo punk rock emo, cui non conosco i pezzi. Sicuramente a Sanremo, come spesso accade, manca il rock, manca quasi del tutto il rock. Vediamo che cosa hanno da portare questi ragazzi. L'ultimo gruppo rock che ho, ragazzi, avrei voluto che voi foste con me la prima volta che ho visto i Maneskin sul palco. Guardato mia mamma mi ha guardato e mi ha detto: "Sono bravi questi". Mia mamma c'ha una certa, però è fichissima. Lei era d'accordo con me che anche io ho detto: questi sono proprio forti. La canzone di Sanremo, poi quello che è venuto dopo, lasciamo perdere. E io avevo detto: io vorrei che vincessero questi. Loredana Bertè porta un brano che si chiama Pazza e che mi sembra un po' il rifacimento, diciamo, è sulla strada dei brani che ha portato ultimamente Loredana Bertè, dove Loredana Bertè rivendica la possibilità di essere quello che vuole essere, cioè pazza, come si autodefinisce. È un testo che parla di se stessa, appunto. Però devo dire che non è una novità, da sempre Loredana Bertè fa sfoggio del suo carattere molto rock, menefreghista di quello che gli altri pensano. Pazza da un certo punto di vista, per quanto può essere pa considerato pazzo un cantante rock, cioè dovrebbero essere tutti considerati pazzi, perché il rock comunque, ragazzi, non è Chopin e ti porta verso strade, specialmente quando il rock è proprio rock. Distanti da quello che la gente considera normale, quindi non lo so, il fatto che abbia scritto un brano e che si chiami Pazza, per quanto apprezzo la Bertè, ragazzi, la Bertè, pensate, ha partecipato 12 volte al Festival di Sanremo e non ha mai vinto. È incredibile questa cosa, cioè è un pezzo della nostra storia musicale. Con gli altri che ho nominato prima, con quelli che sanno fare bene le cose e non ha mai vinto. Passiamo a Mahmood, che sembra avere un pezzo molto bello. Mahmood sappiamo che ha già vinto con Soldi e con Brividi, lui è sicuramente fortissimo, è uno di quelli come Mengoni, quando sai che è al Festival di Sanremo ormai ti aspetti che vince a prescindere, dicono che il pezzo sia bello. Si chiama Tuta Gold il pezzo e ascolteremo, secondo me arriverà in alto sicuro. Poi c'è Maninni con Spettacolare. Vado avanti a Mr. Rain. Allora, Mr. Rain controversissimo l'anno scorso, nel senso che tutti l'hanno chiamato Paracì perché è arrivato sul palco con un sacco di bambini e subito i bambini fanno effetto tenerezza, eccetera. Però io volevo far notare una cosa. Che tu puoi arrivare con tutti i bambini anche del mondo, no? Ma è diverso se tu porti un brano che si chiama We Are the World o se tu porti un brano scrauso che non piace, che non sta in piedi. L'effetto non è garantito. I bambini intorno potrebbero creare una pacchianata che se il pezzo non è forte non andate da nessuna parte, anzi, cioè, vi ritorna contro la cosa. Io trovo che l'anno scorso Mr. Rain avesse fatto un pezzo fortissimo e la riprova è che lo abbiamo ascoltato ovunque. Poi, ovviamente, ragazzi, i gusti sono gusti, non stiamo parlando appunto di We Are the World, non stiamo parlando del pezzo più bello della storia, però è sicuramente un pezzo che nessuno si scorderà. Sapete che tutti i bambini d'Italia ai saggi hanno cantato supereroi e comunque, al di là di tutto, che a me la canzone piaceva, cioè io mi trovavo così a canticchiarla, eccetera, il video è bellissimo, se non lo avete visto andatevi a vedere il video di Supereroi, mi è piaciuto tantissimo, io ho una passione per gli angeli e mi sono veramente emozionata quando ho visto quel video. Passiamo ai Negramaro. Allora, ragazzi, i Negramaro mi emozionano perché sento Negramaro e torno ragazza. Pensate che io ascoltavo i Negramaro a Madrid mentre lavoravo, mi mettevo sui CD e mi mettevo spesso perché mi mancava l'italianità. No, forse no, mi mettevo i Negramaro. I Negramaro hanno avuto un periodo musicale super
fortissimo, erano dappertutto, erano fortissimi, la voce è riconoscibilissimissimissimissima, anche se non a tutti piace perché è una voce comunque molto particolare, mediosa, tagliente, con un sacco di spinte e di arzigogolamenti vocali che a molti danno fastidio, però io trovo che i Negramaro hanno sempre avuto uno stile che è stato inventato, creato e portato solo da loro, lo stile Negramaro. Infatti la canzone di quest'anno sembra essere la classica canzone dei Negramaro e la cosa a me sinceramente piace. Io spero che sia una classica bella canzone dei Negramaro. Io mi ricordo per esempio 3 minuti che è bellissima, parlo di questo per dirne uno, loro sono veramente bravi quando si mettono e spero che la canzone sia molto bella. Mi sono lasciata prendere dall'entusiasmo in uno short dicendo ci sono i Negramaro, vincono loro. Devo dire che secondo me se la canzone è veramente molto bella hanno delle chance. Passiamo a Renga e Neck, sempre nello stesso short, dove mi sparavano i nomi dei partecipanti, io ancora non li sapevo. Quando hanno detto Renga e Neck mi è venuto da ridere, ho detto vabbè, cantano sempre la stessa canzone, ci saranno un sacco di acuti e così sarà, vedrete che non sbaglierò, sarà così. Ci può stare, sinceramente, ci vogliamo mettere anche un po' di leggerezza o no? E un po' di voce, mettiamoci un po' di voce, alla fine Renga è uno, viene considerato tra i più bravi cantanti in Italia maschi, anche se il povero Neck non si capisce bene perché, nessuno lo nomina mai come bravo cantante, ma Neck è una spada, ve lo dico, vocalmente è precisissimissimo, ok? Quanto mi piacciono le S oggi, è super super preciso negli attacchi, nel tenere la nota, veramente è molto molto preciso, ha una bellissima estensione vocale, ha anche un timbro molto riconosciuto, è pure figo. Bene, credo che il momento Renga e Neck sarà un momento di diciamo sollievo, no? Dall'impegno dell'ascolto. Passiamo ai Ricchi e Poveri. I Ricchi e Poveri sembrano avere un brano super balera che ti becca subito e ti fa ballare subito. Rose Villain è una ragazza molto interessante, è una preparata per quello che fa, ha studiato in America, al di là che l'abbiamo sentita con Achille Lauro in Fragole, che era una canzone che mi dava un senso di, non so, quasi quasi non mi piacevano neanche più le Fragole, però lei sembra essere una cazzuta molto preparata. La canzone si chiama Click Boom ed è un pezzo strano, dicono, perché è la power ballad e poi un altro beat più forte, più insistente. Dicono che sia molto radiofonica la canzone. Passiamo a San Giovanni, che mi invita con un brano che si chiama Finiscimi. San Giovanni è fortissimo con le ragazze giovani. Il brano si chiama Finiscimi ed è un brano lento, una ballata sanremese, da quello che dicono. Quindi secondo me lui ha fatto il gioco delle tre carte. L'altra volta aveva partecipato con Farfalle, che ha fatto strage tra le ragazzine. Questa volta ha detto non faccio più il brano ballabile, allegro, gigione, eccetera. Vi piazzo lì una ballata che tutte quante state a casa con il fazzoletto a asciugarvi le lacrime. Non lo so a Sanremo se potrà arrivare molto in alto, però sicuramente la radio ce lo sparerà un sacco. Dei Santi Francesi dicono semplicemente che il pezzo sia un po' insulso. Non posso dirvi molto altro perché non li conosco, li sento per la prima volta questa sera. E infine parliamo dei The Colors. Allora, i The Colors sono assurdi perché io mi ricordo di averli intravisti da Maria De Filippi e aver pensato che finalmente da Maria De Filippi c'era un gruppetto che si sentiva che non era la prima volta che suonava degli strumenti musicali. Quest'anno ce li hanno, non so, più della pasta col sugo proposti, con la loro Italo Disco, che era un pezzo fortissimo, è fortissimo da tutti i punti di vista quel pezzo là, super super radiofonico, veramente resterà, vedrete che sarà come Su di noi per il revival futuro in discoteca. Prima mettevano Su di noi e La gente invisibilio, fra 20 anni metteranno Italo Disco. Sembra essere un pezzo molto radiofonico ed è un pezzo funk che si chiama Un ragazzo, una ragazza. Bene, ragazzi, allora, guardando così, chi vince Sanremo? Non lo so, mi sono fatta un po' di confusione. Volevo dire Angelina Mango, volevo dire i Negramaro, però c'ho questo Mahmood che
mi tormenta. La maggior parte delle volte le più belle non vincono. Bene, quindi niente ragazzi, ci sentiamo sui social. Questa sarà una settimana per me piena di Sanremo, molto impegnativa visto che finisce di notte. E basta, qualsiasi cosa che vogliate sapere scrivetemi qua sotto, scrivetemi anche i vostri commenti su chi vince Sanremo, chi lo vince, scrivetelo qua sotto nei commenti. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio.